Buonasera, mi sembra molto forte, eh? Buonasera, sai che voi non lo sapete, ma mi è stato proposto che facessimo stasera uno streaming con la partita di Barcellona-Inter, così quelli che non sono venuti perché non volevano perdere la partita, insomma, hanno... però poi alla fine ho rifiutato, sì, mi sembrava poco corretto. Stasera il titolo del programma è Riflessi e l'idea è di trovare in quattro dei grandi compositori dell'epoca romantica riflessi del periodo classico, del come loro hanno reagito, vissuto questo periodo quasi trionfale, si potrebbe dire, e loro reazione innanzitutto a Beethoven, il personaggio forse più chiave dell'epoca classica. Io oggi riflettevo su un fatto che noi abbiamo la tendenza, tutti noi, anche per comodità e anche perché magari l'unico modo per noi di valutare, di apprezzare il senso della storia, di mettere la storia in blocchi, cioè che così capitava il Rinascimento e poi c'era il Manierismo e poi c'era il Barocco e così via, e questi blocchi è anche molto pratico. Però ovviamente il fatto è che la storia è in evoluzione continua e che c'è un'evoluzione, un cambio giorno a giorno, ogni giorno, e poi non lineare, non tutto allo stesso tempo, nello stesso modo, quindi e ovviamente tutte queste risultano come grandi semplificazioni. Questo detto però, ci sono nella storia momenti tipo spartiacque, momenti cruciali, momenti decisivi, quando si può dire veramente che la storia cambia, o almeno che diventano punti fermi dove si può proprio misurare prima e dopo. Per esempio la prima guerra mondiale, mi sembra un caso molto, molto clamoroso, insomma, il porno alla prima guerra mondiale, perché la fine d'un'immagine dell'Europa pacifica che ha conquistato il mondo, che dà al mondo cristianesimo, razionalità, eccetera, eccetera, insomma, invece poi c'è questo incubo, questo abisso che ha completamente rovesciato tutto, quindi è chiaro. E questo si riflette anche nella situazione delle arti, che intorno a questo periodo, anche spesso, e poi in questo caso è anche vero, che le arti vengono un po' prima, come se gli artisti avessero quasi un presentimento di quello che sta per accadere, che abbiamo un periodo di rottura col passato, che gli artisti sono in piena reazione contro le generazioni precedenti, vogliono proprio staccarsi dal passato e creare un nuovo futuro. Come lo fanno dipende moltissimo, spesso tornando molto indietro, cioè rigettando, respingendo quello che è stato il passato prossimo per ritrovare un passato lontano. Questo, per esempio, quando arriveremo a parlare del neoclassicismo degli anni 20, è un pochettino quello che è proprio successo. Quindi c'è stato questo tipo di rottura. Però la storia qualche volta è molto, molto curiosa, perché il periodo di cui parlavamo anche altri ieri, il periodo prima dell'arrivo pieno del classicismo musicale, del periodo dei nostri grandi classici della, diciamo, 1770 a 1815 o 27, un po' dipende. Prima, nel periodo 1740 fino al 1770, diciamo, anche con Schubert, che cominciava, Stilgallon e tutto il resto, non abbiamo un spartiacqua, un momento decisivo della storia, non abbiamo un avvenimento, sì, ci sono le guerre di successione di Ludovico XIV in Francia, le guerre spagnole si chiamano da noi, e, insomma, ci sono ovviamente una serie di cose molto importanti, molto rilevanti, però non è un periodo determinante, così decisivo come, per esempio, la Prima Guerra Mondiale, non c'è un punto. Invece, come io dicevo l'altra sera, i compositori di quel periodo vogliono rompere col passato, vogliono, sono, difatti, come spesso avviene in questi casi,
sono artisti che in gran parte si definiscono non per quello che sono, ma per quel che non sono, che non vogliono la grandiosità del barocco, non vogliono la pomposità del barocco, non vogliono le complicazioni intellettuali del barocco, vogliono una musica molto più semplice, anti-intellettuale, anti-virtuoso all'inizio, insomma, tutte queste cose. E quindi abbiamo questo contrasto tra una mancanza di rottura storica con una rottura culturale. E poi abbiamo esattamente il contrario nel periodo di cui parlerò stasera. Perché stasera abbiamo una rottura, un spartiacqua chiarissimo in quanto riguarda la storia, alla fine delle guerre napoleoniche, alla fine dell'epoca delle rivoluzioni, alla fine dell'illuminismo, insomma, in questo periodo magari spesso si dice come la data definitiva 1815, con l'ultima sconfitta di Napoleone, il congresso di Vienna, la restaurazione delle aristocrazie, questo desiderio di tornare indietro, cosa che ovviamente non riescono mai a fare, certamente non hanno fatto allora, e poi anche diventa non solo la fine dell'era napoleonica, ma anche l'inizio della rivoluzione industriale, insomma non è proprio una data particolare, ma normalmente si considera così, e certo quindi c'è un po' la fine per noi musicisti, dell'era classica e l'inizio dell'era romantica, cioè poi Goethe, sì, è un po' fra tutti e due, ma diciamo che appartiene Goethe Schiller al vecchio mondo e Kant, eccetera, al nuovo, Hoffmann e così via. Ciò nonostante, e poi c'è questa, è una divisione molto, in un certo senso, né per quanto la Prima Guerra Mondiale, per la musica non è così. Per la musica, invece, è una transizione molto graduale. Non troviamo nei compositori del 1830 un desiderio di rompere col passato. Non troviamo un anti, come trovavamo, per esempio, nel 1750 o come troveremo nel 1920. Anzi, loro vogliono tutti continuare la strada dei grandi classici. Vogliono prendere, capire, reinterpretare il grande patrimonio dei classici e vogliono innanzitutto essere gli eredi di Beethoven, in particolare, anche di Mozart e forse un po' meno di Haydn, ma innanzitutto di Beethoven. Beethoven rappresenta per questa generazione un punto di partenza, con pochissime eccezioni, di cui uno in programma di stasera. I compositori della prima parte dell'Ottocento si considerano tutti eredi di Beethoven e tutti vogliono trovare, o cercano di trovare, il modo giusto di seguire Beethoven. Quindi, nonostante la rottura storica, abbiamo un desiderio di continuità musicale. La continuità, però, non è sempre così facile. In parte c'è il problema delle forme. Se abbiamo capito bene un po' la lezione principale di quello che era il classicismo, innanzitutto, non solo, ma innanzitutto, era l'acquista di certe forme musicali che appartenevano all'acquista della realizzazione piena del linguaggio armonico delle tonalità. Tutte queste forme tonate di cui parlavamo sono il frutto, se vogliamo, sono il risultato di questa acquista fantastica del linguaggio tonale, della tonalità. E quindi abbiamo questa sintesi, questa unità tra forme e contenuto, che loro avevano, anzi, probabilmente uno dei motivi perché è classico, e consideriamo come classico, è proprio perché è il momento quando forma e contenuto hanno trovato questa unione perfetta. Però è impossibile, sembra anche per noi oggi, e certamente sembrava per i compositori del periodo dopo la morte di Beethoven, separare queste forme. Non si può considerare, si può per esempio considerare la musica rinascimentale o la musica barocca o certamente musiche di altre epoche successive senza un'allusione alle forme. Qualche volta non è facile, per esempio, pensare alla barocca senza pensare all'opera seria barocca o
alle suite, non è molto facile, però ci sono tante caratteristiche del barocco che sono separate, diciamo, che sono indipendenti, autonomi. Invece per l'epoca classica, per Haydn, Mozart e Beethoven, innanzitutto se prendiamo a parte l'opera, anche l'opera di Mozart, solo Mozart è un compositore di opera, almeno in modo principale, non possiamo, è impossibile pensare di Beethoven senza pensare della forma sonata, delle forme sonate, delle idee, delle concezioni strutturali che loro avevano acquistato e poi su cui loro avevano questa sovrana controllo e questa unione perfetta di forma e di contenuto. Il problema è che le forme rimanevano, ma il contenuto era cambiato, perché il fatto è che i compositori, dopo la morte di Beethoven, non vivevano nello stesso modo, non pensavano nello stesso modo, e anche quando cercavano di pensare nello stesso modo, non riuscivano, il mondo era cambiato. Questo è un po' sempre il problema di chi vuol tornare indietro, che si può tornare indietro prendendo certe forme, certi aspetti esterni, ma se è cambiato dentro, non è mai la stessa cosa, la cosa essenziale è cambiata. Un elemento anche molto curioso, che fa curioso e anche pratico, comodo, che fa molto, molto interessante questo periodo di dopo Beethoven, del primo romanticismo, chiamiamolo così, anche semplicemente perché è facile, è che venne tutto insieme. Nel 1809 nasce Mendelssohn, nel 1810 nasce prima Chopin e poi Schumann, nell'11 nasce Liszt, nel 13 nascono Wagner e Verdi, quindi abbiamo, sì, è un po' anticipato da un personaggio un po' fuori, però anche importante, Berlioz, e poi ovviamente c'è un po' di periodo, prima, proprio la generazione successiva che vedremo Brahms. Però in così poco tempo, in questi 3-4 anni, abbiamo i protagonisti principali. E come dicevo prima, tutti questi, compreso anche Berlioz, hanno questo desiderio proprio aperto, espresso, che vogliono essere, trovare il modo giusto di seguire Beethoven. Ovviamente quello che è interessante, è fin dall'inizio, è che come loro hanno capito Beethoven, qual è la lezione da prendere da Beethoven, come continuare sulla strada di Beethoven, ognuno vede in modo suo. Certamente un compositore come Berlioz, la Symphonie Fantastique è probabilmente la prima opera importante nel periodo dopo Beethoven. Cioè, se escludiamo l'ultimo anno di Schubert che muore un anno dopo Beethoven, ma Schubert è un personaggio di tradizione che preferisco, almeno per qua, di considerare tra i classici, non tra i romantici. Basta guardare un attimo la Symphonie Fantastique, che Berlioz considerava come una specie di decima di Beethoven, quanto per noi sembra di un altro universo, cioè non, proprio nessuna traccia di forma sonata, tutti questi elementi programmatici che Beethoven sarebbero stati veramente inconcepibili, insomma, a parte l'uso dell'orchestra, eccetera, sembra rivoluzionare, uno dei pezzi certamente più rivoluzionari della storia, ma non era questa la sua intenzione. Meno ancora intenzione di certamente non di Mendelssohn, ma neanche di Schumann, di Liszt, Chopin lasciamo a parte un pochettino. Chopin è diverso dagli altri, perché Chopin non aveva questa adorazione di Beethoven che avevano tutti gli altri. Forse in parte per il suo carattere, semplicemente. Ma credo anche, non bisognerebbe trascurare il fatto che Chopin, essendo polacco e avendo vissuto i primi quasi 20 anni della sua vita in Polonia, non conosceva Beethoven da ragazzo. Interessantemente, si sa che prima che Chopin arrivasse a Parigi, o forse prima in Germania, ma prima che lasciasse Varsavia, non aveva sentito un solo concerto né una sola sinfonia di Beethoven. Mentre di Mozart conosceva tantissimo. Quindi Beethoven, per lui aveva già fatto, Chopin è uno che ha cominciato a creare la sua personalità musicale molto giovane,
e lui aveva già un po' un universo sonoro in testa prima che conoscesse Beethoven. Quindi lui rimane un po' fuori gioco, ma tutti gli altri hanno questa adorazione, questo desiderio vivo di seguire Beethoven. All'inizio, se prendiamo 1830, i primi anni dopo il 30, Liszt arriva prima a Vienna, poi a Parigi, conosce Schumann, perché Schumann in quel momento stava scrivendo a Lipsi, e poi anche Schumann va a Vienna, si muove un po', ma tutti si conoscevano. Schumann conosce Chopin, Mendelssohn conosce tutti quanti, Mendelssohn ha conosciuto abbastanza bene Chopin prima e poi dopo Schumann e anche Liszt per un certo periodo. Insomma, tutti si conoscono e c'è una confraternita, c'è uno di quei momenti magici delle arti, magari un po' come l'inizio del Rinascimento italiano, che gli artisti sono tutti solidali e si aiutano. Ciccoli innanzitutto di Schumann, che poi sostiene prima Chopin e poi sostiene addirittura Berlioz, articolo Berlioz attraverso la trasmissione che aveva fatto Liszt della Sinfonia Fantastica, perché non l'aveva mai sentita, perché poi non esisteva la partitura. Insomma, questo è un momento fantastico, anche perché è raro che i grandi artisti si sostengono così. Ovviamente non è durato. Non è durato per vari motivi, in parte anche perché uno degli elementi principali, Liszt, ebbe tanto successo, e anche guadagnò tanti bei soldi, che gli altri anche rimasero tutti un po' gelosi, invidiosi del successo stesso di Liszt. Ma a parte quello, la divisione, secondo me, fu comunque inevitabile, proprio perché avevano visioni talmente diverse di cosa fare con questa eredità di Beethoven, del classicismo. E si divide verso 1835, un po' dopo, praticamente in due campi, che poi poco a poco diventerà quello che chiamavano loro la guerra dei romantici, non loro stessi ma della stampa, la guerra dei romantici. Da una parte c'era il campo innanzitutto diretto da Mendelssohn. Mendelssohn era forse anche di carattere il più conservatore di tutti questi. Conservatore anche come quello di vita, perché Mendelssohn nasce molto ricco, e poi di una parte della famiglia che vuole essere considerato come tedesco, come normale. Si convertono per quello, anche lui aggiunge questo altro cognome Bartholdi, solo per far vedere, anzi completamente inventato, solo perché si potesse distinguere tra la sua parte della famiglia e la parte che non si era convertito. Poi è molto ricco, lui aveva già viaggiato, come vedremo anche quando discuto la fantasia. Lui giovanissimo, prima dei 20 anni, aveva già viaggiato parecchio, era stato, e non solo viaggi di un po' prodigio, un po' come Mozart, ma anche proprio viaggi di esplorazione del mondo, viaggi turistici si potrebbe quasi dire. E forse questo lusso, questo benessere che aveva, a differenza di tutti questi altri che erano più o meno poveri diavoli, lì all'inizio, poi lì anche è diventato molto ricco, ma completamente diverso, ricco di famiglia, Mendelssohn, così ha determinato un po' questo spirito conservatore. Ma lui ha proprio la determinazione che solo seguendo le forme dell'epoca classica si poteva ereditare il classicismo e continuare la storia della musica sulla buona strada. Quindi bisognava continuare a scrivere sinfonie e trii e sonate e musica da camera, concerti, nelle forme già stabilite, già acquistate dai grandi classici. Innanzitutto il modello Beethoven all'inizio, poi lui va sempre più indietro e comincia, scopre Bach, insomma, già conosceva, ma scopre le grandi opere di Bach, tipo la messa in si minore e la passione secondo San Matteo, e anche questo lo spinge sempre più indietro. Però il modello principale sono le forme beethoveniane. Devo aggiungere però che anche per Mendelssohn, il più conservatore di questi, queste forme non gli vanno sempre bene. Spesso in Mendelssohn abbiamo questa sensazione di qualcuno che cerca di mettere un oggetto quadrato in un buco tondo, insomma, che non ci sta nella bottiglia, insomma. Perché lui, nonostante
le tendenze conservatrici e la natura molto classica, utilizzando la parola ora come castigiante, con un carattere razionale, gli piace simmetria, come vedremo, gli piace l'equilibrio, non è certamente uno con gli eccessi di temperamento che ha uno come Schumann o anche Liszt, cioè molto moderato. Comunque, lui, sotto molti riguardi, è un romantico. Difatti, la sua grande passione da ragazzo è Sir Walter Scott, che è un po' il simbolo emblematico della letteratura romantica, cioè, perché leggende del Medioevo, la riscoperta di tempi lontani, di cavalieri, di, eccetera, che per il Settecento sono stati assurdi, perché loro avevano orrore di tutto questo mondo losco, oscuro, irrazionale, eccetera, ma quindi anche Mendelssohn, il razionale dei romantici è sempre un romantico. E segue poco, a dire la verità, le forme classiche, insomma, a prima vista le cose sono tradizionali, ma lui quasi sempre aggiusta un po', o meglio, quando lui riesce, nei suoi successi, lui prova un modo più o meno riuscito, più o meno complesso, di adattare le forme classiche secondo il contenuto che lui ci vuole mettere, un contenuto già più personale, meno razionale. Un aspetto che posso dire universale tra tutti questi compositori, che hanno molto meno delle generazioni precedenti, di Beethoven, Haydn, Mozart, un senso dell'astrazione della musica. Ho parlato molto dell'astrazione l'altra sera, che qualcosa ce l'hanno, cioè, Mendelssohn certamente è capace, e anche lui, come i suoi grandi precedenti, prende frammenti di frase, ripete in termini nuovi, sviluppa, come noi diciamo, però molto meno, e con molto meno gusto e molto meno centrale. Poi vedremo anche la tonalità, questa astrazione che secondo me è la colonna vertebrale del classicismo, non ha più, neanche per lui, il ruolo centrale. Per lui è molto più la melodia o il motivo che è importante, anziché la tonalità stessa. Che per lui la forma è molto più un gioco di melodie o di motivi, anziché un gioco di tonalità. E questo già, la melodia è una cosa molto più concreta che non la tonalità, che è una cosa in sé molto più astratta, come concezione di tutto un linguaggio. Quindi anche Mendelssohn è nonostante che fosse per loro il classico dei romantici, rimane comunque fuori, non è proprio un classico. All'inizio Schumann, e come vedremo Schumann giovane, che questa stasera è Schumann giovane, certamente è radicale, è un romantico radicale, anzi Schumann è un po', se qualcuno mi chiedesse di dare un solo nome di romanticismo nella musica, io direi subito Robert Schumann, per il legame con la letteratura, per gli estremi personali, per il desiderio di espressione personale. Abbiamo parlato, questo mi fa pensare a un commento che avevo sentito molto tempo fa, di qualcuno che cercava di spiegare la strada tra i primi classici, il pieno classicismo, tipo Beethoven, e i romantici, e va un po' così. Primo classicismo, ecco la tristezza. Poi, classicismo di Beethoven, l'umanità è triste. Schumann, io sono triste. E questo movimento dall'astrazione completa, da platonica, proprio l'ideale, poi dall'emozione molto più precisa, ma sempre in termini dell'umanità, cioè la differenza di passaggio da Piero della Francesca a Leonardo da Vinci, e poi invece da Leonardo da Vinci a Caravaggio, o in questo caso da Mozart a Beethoven a Schumann, se parliamo delle espressività. E Schumann che le sue opere, innanzitutto le sue opere di gioventù, sono una specie di confessione aperta, che lui si apre l'anima, o anzi si scava nell'anima per trovare ispirazioni per le sue opere. Cose per Haydn o Mozart, o anche per Beethoven, francamente, sarebbe stato inconcepibile. Beethoven lo fa in un modo completamente diverso. Ma Schumann poi, perché sposa la figlia di Wieck, Clara Wieck, poi, che
è molto legato, il suo suocero, a Mendelssohn e a Lipsia e tutto quel mondo di Lipsia conservatore, già, che poco a poco fanno un'opera di conversione con Schumann. E Schumann, durante la sua vita, diventa sempre più conservatore. Rompe con Liszt, ne parlerò un pochettino dopo, e poi diventa un po' il partner, diciamolo così, di Mendelssohn. Poi Mendelssohn muore giovanissimo e Schumann purtroppo finisce in manicomio, insomma, che è fatto alla fine della sua vita, però nel frattempo ha trovato le reni giusto per questa parte del movimento, che ovviamente è Brahms, che Brahms conosce Brahms, perché Brahms ha neanche 20 anni, e Brahms poi diventa poi la grande speranza per il futuro del romanticismo classico. E loro si dichiaravano: noi siamo, e poi Brahms sarà l'erede di Beethoven, e noi siamo degni, Brahms sarà degno innanzitutto, che fardello che hanno messo su questo povero giovane compositore, che tu sarai l'erede di Beethoven, le tue sinfonie saranno quelle, cioè la tua prima sinfonia sarà la decima di Beethoven. Si capisce perché Brahms ha aspettato 30 anni per pubblicare la prima sinfonia. È un fardello molto pesante questo, insomma, e quindi loro hanno creato questa linea. Nel frattempo, l'altra linea, che anche loro si consideravano assolutamente gli eredi di Beethoven, innanzitutto parte da Liszt, con Berlioz a fianco e poi dopo con Wagner, e Liszt dice che no, non avete capito niente di Beethoven, Beethoven non è conservatore, Beethoven non è, sì, lui ha utilizzato queste forme perché lei ha un po' ereditate e le ha sfruttate, però le ha completamente cambiate, trasformate, e che Beethoven è quello che ha portato nella musica l'ispirazione piena, il senso dell'umanità universale, insomma, tutte queste cose. Quindi queste idee di Beethoven come rivoluzionario, sì, classico, ma il classico titanico, il Beethoven, bisognerebbe aggiungere che il Beethoven, innanzitutto, che loro avevano in mente, non è l'ultimo Beethoven, non è neanche il Beethoven della Donna Sinfonia, sì, Wagner sì, ma innanzitutto loro conoscono, e Mendelssohn per esempio conosce molto bene due degli ultimi quartetti, perché lui giovane scrive il quartetto ispirato direttamente da uno degli ultimi quartetti, ma in genere il Beethoven che loro conoscono, amano, vogliono continuare è Beethoven titanico, il Beethoven delle eroiche, il Beethoven della Waldstein, della Passionata, della Settima Sinfonia, quel Beethoven, anche tutto sommato, è un po' la nostra immagine di Beethoven anche oggi, anche se noi abbiamo aggiunto certamente la Nona Sinfonia. La Nona Sinfonia, per la maggior parte, veniva considerata come la pazzia di un vecchio sordo fino all'inizio del Novecento, per la maggior parte dei critici. Quindi l'immagine di Beethoven è molto cambiata per noi. E quindi Liszt andava avanti anche lui, e quindi c'è questa guerra dei romantici, che poi per la seconda parte dell'Ottocento si trasformerà in un'altra guerra, una continuità di guerra, perché Wagner prenderà il mantello di Liszt, che più o meno scompare nella sua abbazia un po', quindi sarà un altro tipo di guerra, perché non è proprio più guerra tra l'eredità di Beethoven, anche se in un certo senso continua a essere. Questo discuteremo quando parliamo di Saint-Saëns e di altri personaggi protagonisti della seconda parte dell'Ottocento. Bene, forse ora vado direttamente al programma, per non fare in lungo come l'altra sera. Il primo pezzo del programma è un esempio molto caratteristico di Mendelssohn, che anche il giovane componista, lui anche muore giovane, ma che vuole esprimersi come erede di Beethoven e al tempo come compositore classico, però con un modo già romantico. E questa sonata, anzi lui stesso chiamava questa fantasia sonata scozzese in certe lettere a sua sorella, e poi cambiò il nome, cioè prima della pubblicazione cambiò il nome,
Mendelssohn era andato in Scozia un po' alla ricerca di Sir Walter Scott nel 28-29, un viaggio in Gran Bretagna, e da lì rimane l'ispirazione per la sinfonia numero 3, la scozzese, per l'ouverture single, non so come voi la chiamate. Sì, Fingal, sì, sì, ok. La grotta di Fingal, ok, lo chiamiamo così. Every Day, ecco. E anche altre cose ancora, poi anche un gusto per l'oratorio, che poi arriverà nelle sue opere molto più tardi. Quindi l'origine di questa fantasia sono in quell'epoca, ma l'abbandona, poi torna e lo finisce solo qualche anno più tardi, pubblicazione del 33, e come titolo fantasia. Il rapporto fantasia e sonata, innanzitutto dalla luce di Beethoven, è anche significativo perché ha una forma identica al Caro di Luna di Beethoven, completamente altro tipo di testo, però come struttura, la Caro di Luna di Beethoven che ha un primo tempo libero, però vagamente informazionata, un po' impressionista, secondo tempo graziosa, centrale, e invece l'ultimo tempo che è più sostenuto, che è in piena forma sonata. E così anche a questa fantasia. Comincia con un'introduzione un po' sfumata, un po' per creare atmosfera. Francamente, introduzioni di questo tipo sono molto possibili per i classici, ma proprio così mi sembra molto, insomma, e questo è già un altro mondo. Però poi abbiamo questa melodia andante. Che troviamo lì è un equilibrio, simmetria, perfetto. Anzi, credo che sarebbe difficile trovare in Beethoven una melodia così classica, se vogliamo, è quasi troppo classica, è molto simmetrico. Parlavamo l'altra sera della simmetria artificiale, cioè che i greci, per evitare una simmetria morta, mettevano elementi asimmetrici anche in qualcosa che sembrava simmetrico. E così questa melodia è talmente simmetrico, talmente proprio, sono quattro piccole frasi, uno e tre sono identiche, due e quattro sono risposte, insomma tutto esattamente un po' come si impara a scuola a fare una melodia. È bello, ma è quasi troppo rigoroso, se vogliamo, forse troppo coscientemente classico, se vogliamo. Invece, per fortuna, la frase successiva è più aperta. Quindi si apre, non rimane per fortuna, perché sennò veramente sarebbe un ritorno non tanto a Beethoven, ma ai precedenti, cioè ai primi compositori, tipo Johann Christian Bach, eccetera. Andiamo. Devo guardare perché non abbiamo l'elenco. Ah, nella parte centrale, che prende il posto dello sviluppo. Non è esattamente un sviluppo, ma anche in una forma libera così, non è proprio libera, ma una forma meno rigorosa di una forma sonata vera e propria, ci vuole un po' di distanza tra l'esposizione e il ritorno, se no il ritorno non acquista un senso di ritorno, se non partiamo non possiamo suonare, e crea
utilizzando questo alimento un po' fumato dell'inizio, una specie di climax, chissà, non so, forse qui ci dovrebbe essere qualche elemento scozzese. Difficile trovare gli elementi scozzesi in questo pezzo, ma questo magari comincerò anche in capopagina. Così via. Una cosa invece che tutte queste sequenze armoniche che sarebbero tipiche di uno sviluppo, di una forma sonata, hanno però, non ha proprio cambiato tonalità, sono sempre intorno a fa diesis minore. Sì, va, fa. Però sempre nell'ambito, non stabilisce, perché se vi guardate un elemento essenziale per lo sviluppo è di stabilire varie tonalità in queste sequenze di modulazione per creare questo desiderio di suonare, per creare anche il conflitto che crea il ritorno. E qui questo elemento non abbiamo. E questa è una mancanza, se vogliamo, dell'astrazione. Non è un difetto, per carità, assolutamente no. Ma semplicemente non ha l'astrazione che sarebbe stata caratteristica per un tempo del periodo successivo, precedente. Andiamo avanti? Ah sì. E poi, questo è molto, molto mendelsoniano e anche molto carino. Come lui chiude questa prima parte, qui utilizza, anche forse qui dovrebbe evocare qualcosa dai nebbie di Scozia. Ma anche trova, vedo che sarà un pianismo molto particolare, molto leggero, che troveremo nell'ultimo tempo, molto, però è pieno di fantasia. Pedale molto lungo, tecnica anche che fa pensare al primo tempo del Cao di Luna, che dovrebbe essere suonato tutto con un pedale. E poi comincia la seconda parte, che è anche molto questa cosa graziosa, non è scherzo, non è minuetto perché è sempre in quattro, però... se si può dire, con questa grazia anche creata un po' dal fatto che l'accento non è mai sul battere ma sul levare. Andiamo avanti, credo che sia la pagina successiva. Sì, sì. Qui abbiamo, al posto del trio, abbiamo una di queste lunghe melodie molto caratteristiche di Mendelssohn. Avanti, bellissimo, bellissima melodia, scritta anche, bellissima scrittura, poi passa la mano sinistra. Noto però anche qui, è re maggiore e rimane in re maggiore, cioè non è completamente senza quello che anche per Haydn e Beethoven, anche per Mozart, sarebbe stato inevitabile che ci sia un po' di movimento tonale, che invece qui rimane perché manca questo senso della frazione, della tonalità. Ok, andiamo avanti. Quale pagina è? La seconda pagina, sì, ho capito. Sì, questa è la seconda pagina del finale, presto. Non volevo fare troppi esempi più lucidi, quindi comincerò leggermente prima.
dirò quando sono arrivato. Qui. E così via. Non credo che i classici, anche nella vena più virtuosa, e difatti Beethoven e anche Mozart hanno scritto delle cose per grandi virtuosi, avrebbero mai scritto un tema così strettamente legato al pianismo, agli effetti strumentali, quanto questo. E anche questo è, sì, che anche questo è molto simmetrico, molto logico, si segue facilmente, quindi ha tante caratteristiche. Anche questo, un'altra cosa che abbiamo notato in tutto questo materiale, che è bello, ma come tipo di espressione è abbastanza strano. Perché, e questo è molto classico. Questo, un po', non voglio dire generico perché sembra peggiorativo, ma certamente non abbiamo la sensazione che qui, con queste cose, Mendelssohn voglia rilevarci i segreti della tua anima. So, insomma, e questo è forse, tra tutti gli aspetti di Mendelssohn, più forse ancora che la sua tendenza per le frasi simmetriche, eccetera, eccetera, quello che lo mette più come un riflesso vero dei classici è proprio quello, che non abbiamo proprio questo desiderio di utilizzare la musica come un modo di confessionale, diciamo così. Ok, andiamo avanti. Andiamo a Schumann. Questo pezzo di Schumann è molto interessante, e prima di tutto bisogna dire che non è veramente un'opera finita. Bisognerebbe considerarlo come una specie di, come si dice, work in progress, un'opera mai compiuta. Ci sono 3 manoscritti che sono stati pubblicati solo negli ultimi anni, solo una trentina di anni fa. E come vedete anche la composizione, anche di questa parte, è durata 4-5 anni. E anche i titoli, ci sono vari titoli secondo i 3 manoscritti. Questo qui, per esempio, Esercizi, anzi lui dice la parola in francese, exercice, e poi aggiunge études in forma prior variazione, studi in forma di variazione libere. Io francamente preferisco titolo variazione perché in tutto sono 15. Alcuni sono certamente degli esercizi, alcuni sono certamente degli studi, ma tutti sono in un modo o un altro delle variazioni. Quindi forse è meglio chiamarle variazione. Il tema, che non è qui, però lui l'ha messo in una delle cose, è... il tema dell'Allegretto, il secondo tempo della settima di Beethoven. In quest'opera Schumann desiderava fare varie cose alla volta. In parte, questo è l'aspetto esercizi, è una risposta, come altre opere proprio della prima fase delle creazioni di Schumann, alla sua conoscenza di Paganini. Lui, come tanti altri, ha sentito Paganini in una delle sue ultime tournée e ne rimase affascinato, inorridito, sconvolto, tutto alla volta. E lui cerca, da pianista, di inventare effetti pianistici paragonabili a quello che lui aveva sentito Paganini. E così ha fatto Chopin, così ha fatto Liszt, così hanno fatto un po' tutti. Forse no, non lo so. Non so se sapete, quando ero ragazzo io, sa che voi tutti sapete che tutte le prime opere, cioè prime 23 opere di Schumann sono per pianoforte solo, 23 di fila, poi 24 e 25 sono leader, quindi pianoforte e voce, e poi torna ancora un po' per pianoforte. E dopo non è che proprio abbandona il pianoforte, ma scrive sempre molto di meno. Lui si era fatto male, cioè che si era fatto male alla mano destra e non poteva più suonare. Quando ero ragazzo io, dicevano che lui aveva inventato un meccanismo
per le dipendenze del quarto dito che non funzionava bene, alla fine si rovinò il quarto dito, non poteva più suonare. Questo forse è vero. Un'altra spiegazione è che semplicemente avevo una tecnica molto sbagliata, molto meno romantica come spiegazione, che semplicemente si rovina la mano come molti fanno alla ricerca di effetti tecnici nuovi e che alla fine non poteva più suonare. Anche questo è possibile. C'è una terza spiegazione più piccante che dice che invece si fece male perché si castigava. Già aveva problemi di salute mentale e aveva la tendenza, dopo certi incidenti infelici, di chiudere molto forte la porta, sbattere la porta sulla mano, che ovviamente alla fine avrebbe anche potuto rovinargli la mano. Questo sembra quasi troppo carino per essere carino, no, ma pittoresco, diciamolo, per essere vero, ma non si sa. Però studiando questo pezzo posso dire che non ho mai studiato un pezzo che mi desse più problemi tecnici, proprio tipo dolori, in così poco tempo quanto queste variazioni, questi studi. E senza che siano di grande virtuosismo. Cioè, si dice in inglese, c'è un'espressione americana, si dice bang for your buck. Bang for your buck significa che dà valore per il prezzo. Qualcosa che magari per poco prezzo però fa molto effetto. Questo è proprio il contrario. Cioè, per i molti pianisti magari il concerto che dà più bang for your buck è il concerto di Grieg, che è molto facile però che fa molto effetto. Questi sono terribili ma fanno poco effetto. Quindi, già la prima variazione, se dovete guardare, purtroppo non so se qui sarà un vantaggio o quello di sopra, perché posso seguire forse meglio la mano, ma... continua con la mano, c'è anche peggio, c'è uno, è terribile, è sempre la mano in questa posizione che non è comoda, non è comoda e non fa bene alla fine, è una posizione da evitare, ma lui mette di tutto perché bisogna, si deve suonare così. Quindi hanno questo aspetto di ricerca di nuove tecniche pianistiche, forse non molto riuscite, devo dire, però molto rivoluzionari. Poi c'è l'aspetto variazione. Qui forse tocca a me finalmente di dire qualcosa sul ruolo di variazioni nel classicismo e poi in questi riflessi al classicismo. Dicevo l'altra sera che le variazioni è l'unica forma importante dell'epoca classica che non sia una forma chiusa. Nel senso che, anche questo è un esempio perfetto, loro cercavano, infatti avevano acquistato questo senso del tempo chiuso nella musica, che ogni composizione ha un inizio, una parte centrale e una fine, e l'ordine è quella e non si può cambiare, non si può tagliare, non si può aggiungere, è quello che è, tutto contenuto. Questa è una concezione del tutto nuova, che veramente è forse la più grande acquista dell'epoca classica, di Haydn, Mozart, Beethoven. Le variazioni in sé non sono così. Beethoven cercava sempre di adattarle in modo che avessero una logica, una linea, una narrativa, eccetera, eccetera. E poi nella 111 trova una soluzione molto interessante. Però rimane una forma non proprio non chiusa. Qui, per esempio, l'ordine. Io conosco poche esecuzioni di queste variazioni, e nessuno fa lo stesso ordine, non c'è un ordine stabilito, si può fare un po' quello che si vuole. L'unico criterio è che alcuni non hanno conclusione, si attacca, allora bisogna attaccare a qualcosa. Quello più interessante, l'unica edizione che io conosco è questa qui, Henley, loro mettono un ordine impossibile. Cioè, ci sono tanti ordini possibili, ma loro mettono uno addirittura impossibile, perché gli attacchi si seguono in un modo impossibile. Insomma, quindi chissà perché. Ma conosco quattro versioni che ho trovato su YouTube,
di questa composizione, e tutti e quattro adoperano ordini diverse. E io ancora uno. Quindi si vede, questo è già dimostra chiaramente che non è una forma chiusa. E anzi, abbastanza aleatorio, che sembra qualcosa dell'ultima parte del Novecento, che si sceglie con la forma che si vuole. Comunque sia, le variazioni però continuavano ad avere un certo ruolo durante l'epoca classica, innanzitutto in Beethoven, perché hanno elementi di astrazione interessanti, quello di prendere un tema e la decostruzione e ricostruzione di un tema o di elementi del tema ha certamente un effetto di astrazione che attirava e così che secondo me dava abbastanza importanza. Poi usavano spesso Mozart, per esempio, anche Haydn, anche Beethoven, usava spesso le variazioni in composizioni lunghe, in più tempi, come riposo. Cioè, dopo magari nel mezzo di tre o quattro altri tempi con forme molto complicate, cerebrali, organizzate, avere in variazione dà un po' di respiro, perché è una forma molto meno organizzata, diciamolo così. Per Schumann giovane, che si trova con infinite difficoltà ad esprimere quello che lui ha da dire nelle forme classiche, e che ci riesce solo veramente, cioè le sue sonate, per esempio, che sono un po' una sonata molto relativa, molto, molto alterata, cambiata e qualche volta anche infelice, bisogna dire, perché lui sta cercando di mettere materiale in una forma che non è adatta. Le variazioni hanno una grande attrazione a Schumann all'inizio della sua vita, e difatti molte composizioni, anche che non hanno come nome variazioni, in un certo senso sono Carnevale, per esempio. Sono però variazioni molto, anche queste, è come Carnevale, molto, e anche sui sinfonici. Sui sinfonici sono variazioni. E sono variazioni strane, perché o sono variazioni solo decorative, dove per esempio, ma ci arriverò, ci sarà una variazione dopo che tornerò, dove prende il tema di molto, non lo cambia affatto affatto, e semplicemente mette in un contesto decorativo diverso. Questo è una specie di variazione che fa sempre molto alla fine, che è un po' anticlassico nel certo senso, perché non si interessa all'astrazione, e poi è decorativo. E come dicevo ieri, che i classici avevano la tendenza di cercare di eliminare decorazioni inutili, decorazioni non necessarie all'espressione. O alcuni di questi sono variazioni molto astratte, molto molto astratte, come Beethoven faceva alla fine della sua vita, però spesso talmente astratte che a un certo punto perde completamente il filo e diventano composizioni libere. Così anche in Carnevale capita, che all'inizio abbiamo due o tre elementi del tema e poi lui se ne va, cioè va in direzione dove vuole andare, cioè non rimane nell'astrazione, l'astrazione lo prende ma poi non riesce a rimanere. Quindi, però, un'altra cosa che dimostra questa composizione: Schumann è ossessionato da Beethoven, forse non riesce a scrivere le sue forme e forse ha un altro modo di pensare alla musica, però lui è ossessionato da Beethoven. Difatti, come vedremo, queste variazioni contengono altri elementi beethoveniani e forse dovrebbe essere qualcosa di molto più un vero omaggio, non solo variazioni su un tema, così vedremo. Ma Schumann, e questo è un episodio importante perché è molto significante, Schumann fin dall'inizio ebbe un progetto molto molto caro, quello di far costruire un monumento a Beethoven a Bonn, con una grande statua, eccetera. Questo è un progetto che lui ha già quando ha 20 anni. E cerca di, un po' disperatamente, a accumulare i fondi necessari per questo festival, per questo progetto, per questo grande, grande monumento, e alla fine non riesce e deve chiedere a Liszt, con cui nel frattempo lui ha abbastanza rotto, lui ha scritto delle cose terribili contro Liszt. Questo vi ho raccontato, credo, nell'anno Liszt. E Liszt mi salva la situazione, Liszt generoso con me, suona 8 concerti di beneficenza, accumula tutto il denaro necessario per pagare la scultura, organizzare il festival e tutto il resto. Povero Schumann
non può fare a meno che invitare l'IST a partecipare al festival. L'IST ovviamente, essendo l'IST, prende tutto, la luce sale su di lui, tutti i crediti, eccetera, eccetera. Più ancora lui arriva, cosa strana, con Lola Montez, in quel momento forse la donna più malfamata d'Europa, Schumann è terribilmente puritano, insomma, e quindi lui è scandalizzato, è così. Però Schumann comunque ringrazia Liszt con la dedica della fantasia, che lui considera, che Liszt anche considera come il suo capolavoro, e che la fantasia di Schumann nasce come un omaggio a Beethoven. Contiene una grande citazione di Angus Ehrlich de Lips, una serie di leader, di canti di Beethoven, con un titolo anche significativo per Schumann, Angus Ehrlich de Lips al Denemata Lontana, che sarebbe stata Clara, che non aveva ancora sposato perché suo padre si opponeva al matrimonio. Difatti, sì, e fu proprio il successo di questo festival Monumento a Beethoven che finalmente convinse al signor Wieck che Schumann era degno di sposare sua figlia. Quindi pieno di allusioni beethoveniane, tutto pieno di Beethoven, che poi lui dedica a Liszt come ringraziamento. Liszt molto commosso, dice che lui scambierà la dedica solo quando avrà scritto qualcosa di degno, aspetta 15 anni prima di scrivere la sonata in si minore, che è il suo capolavoro, e lui dedica a Liszt e a Schumann. Da frattempo bisogna dire che Schumann è ormai più o meno pazzo, ma che non sappiamo veramente la reazione di Schumann alla sonata di Liszt, ma Clara dice e fa sapere a tutti quanti che è un pezzo odioso, terribile, tremendo, eccetera. Quindi è una storia che finisce molto tristemente, però nella luce di questa battaglia, questa guerra dei romantici, cioè che la guerra per l'eredità di Beethoven, perché la sonata di Liszt è un po' la sua risposta a Beethoven, come la fantasia di Schumann è quella di Schumann. Quindi siamo tutti lì in pieno Beethoven. Ok. Avete già sentito un po' questa prima variazione, che come avete sentito è molto libera. Si riesce appena a seguire un po' la struttura armonica del tema beethoveniano, quindi è una variazione molto astratta in questo senso. Andiamo avanti. Devo guardare perché non ho la più pallida idea. A questo è un altro esempio del virtuosismo schumanniano che è molto scomodo. Così via, è molto complicato. Cioè, mentre nello scrivendo questi passaggi che stanno proprio sotto la mano, questi non stanno assolutamente sotto la mano, è una variazione abbastanza chiara. Invece. Andiamo avanti. Ah! Questo è molto interessante. Vedete, per la prima volta potrò utilizzare finalmente il bambù. Senza quello veramente non sarebbe. Vedete questo CF? Qualcuno sa dirmi cosa significa? Guardo i musicisti qui. No? Nessuno sa? Significa cantus fermus. Cantus fermus è l'usanza medioevale del frammento di canto gregoriano che mettevano dentro una composizione per dare il peso, l'importanza, la serietà che solo il canto gregoriano avrebbe potuto dare. E quindi questa variazione è un, non so da quale il canto gregoriano è, ma non ce lo dice, ma un frammento poi che torna dopo. Anche questo significativo Schumann già, e poi questo diventerà più forte nella sua vecchiaia, non si può dire perché è morto a 46 anni, ma più tardi nella sua vita, come Mendelssohn anche, questo desiderio non solo di seguire Beethoven, ma anche di andare indietro,
di ritrovare radici, insomma, come la scoperta della passione secondo San Matteo, eccetera, eccetera. Quindi, tanto sembra che Bach è stato l'ultimo compositore a utilizzarli, anche quando lo faceva Bach, era molto, molto, molto indietro, cioè una cosa ormai che dal 400 praticamente non si faceva più. Andiamo avanti. Qualcuno lo riconosce? Nessuno? No, no, a proposito di Casiliana, sì, ma questo invece è un'allusione più provo così che. Eccolo, no, non è qua, non è qua, eccolo qua, sono un altro po'. Di Beethoven, il secondo tempo. C'è una variazione sul tema della settima utilizzando il secondo tempo della sesta. E infatti dice lì sopra, idea Beethoven, idea di Beethoven. Sì, questo è ovvio, insomma. Era già idea di Beethoven, è il doppio idea di Beethoven. E io sono convinto, vedremo un altro esempio dopo, anche due altri esempi di Beethoven, che l'intenzione di Schumann in queste variazioni era di citare, o almeno di citare, o se no proprio di sfruttare, di utilizzare frammenti di ogni sinfonia di Beethoven, di tutte le nuove sinfonie. E semplicemente l'opera non è mai compiuta, quindi non l'abbiamo. Ma sono sicuro che questa era la sua intenzione. Anche c'è una lettera che lo dice più o meno. Andiamo avanti. E questo sarà più facile riconoscere. Ce l'hanno. Quindi anche qui è tutto. E poi è anche non solo la nona, ma nella parte centrale dove c'è scritto ad libitum. Sa dire cos'è questo? Il primo tempo della settima. Sì, quindi aggiunge anche il primo tempo, non gli basta il secondo. E sono sicuro che doveva essere tutto così, con allusioni un po' dappertutto a tante cose della sinfonia di Beethoven. Che rimane quello che è, ma è interessante anche. È un bellissimo pezzo che non si suona mai. Questo, ringrazio in Contrera, Carlo Contrera, il vostro luminosissimo, illustrissimo direttore artistico che mi ha dato l'idea di mettere questo come legame, riflesso dei classici di Schumann proprio in questa composizione che veramente no, io non conoscevo. Non conoscevo affatto. C'è ancora uno, credo. Ah sì, e questo è quello che io ho scelto per finire, perché è molto vagamente una variazione, però qui abbiamo Schumann nel suo modo più confessionale, più intimo, Schumann di Eusebius, quello intimo, privato, dolce, timido. Molto bello, molto Schumann, insomma, molto tipicamente schumanniano. Ok, andiamo.
Allora, passiamo all'unico compositore di quest'epoca per cui Beethoven non aveva un fascino particolare, e questo Chopin. Chopin, come, però in un altro senso, come Mendelssohn, è in un certo senso un classico naturale. Come Mendelssohn, a Chopin non piace l'idea della musica come confessionale, come un modo di espressione personale. Non gli piacciono neanche, anche se scrive quattro ballate, non gli piacciono neanche i legami troppo stretti con la letteratura. Infatti lui toglie ogni allusione chiara ai fonti letterari delle ballate, e anche se Chopin è molto interessato a creare una musica narrativa, proprio nello spirito romantico, eccetera, eccetera, ci sono tanti elementi non classici di Chopin. Innanzitutto il nazionalismo, che tenete presente che per il classicismo è tutto molto universale, cioè il nazionalismo, a parte certi elementi vienesi che vedremo nel prossimo appuntamento, non è estraneo. Però Chopin, anche Chopin piace le lunghe linee, melodie simmetriche. Chopin ha certamente certi aspetti classici, e non solo romantici. Però tra tutte le opere di Chopin, quella che secondo me incarna meglio lo spirito classico e proprio il riflesso più classico di Chopin è il quarto scherzo del 1942. Mentre i tre primi scherzi tradiscono il nome scherzo, perché sono composizioni molto drammatiche, tutti e tre in tono minore, il secondo scherzo anche con un forte componente narrativo, il quarto scherzo è proprio uno scherzo, leggero, scherzoso, pieno di fantasia, ma senza grande impeto emotivo, senza, cioè un pezzo che è abbastanza classico anche in questo senso, che si tratta di modi di espressioni abbastanza riservate o comode o astrate, non molto immediato. Però secondo me innanzitutto il quarto scherzo è un capolavoro, un vero proprio capolavoro classico, perché forse più di qualsiasi altra composizione di Chopin è come pochissime composizioni dell'Ottocento, dal periodo dopo la morte di Beethoven, riesce a creare questa unità tra forma e contenuto, che è così difficile, è così tipico, caratteristico, importante per il classicismo. La forma di scherzo è molto pericolosa, perché è pieno, innanzitutto, come lo fa Chopin, pieno di ripetizione. Si ripete moltissime volte gli elementi, poi c'è la parte centrale, poi si ripete ancora. E non c'è sviluppo, non c'è cambio di tonalità, o almeno non c'è un po' malaico, non c'è una scheda di tonalità, eccetera, eccetera. Quindi, non per caso, che nelle sinfonie lo scherzo, nelle composizioni in 3-4 tempi, lo scherzo è breve, è un momento di riposo, cioè un momento di giocoso spesso, ma di riposo strutturale, non ha le complessità cerebrali dei primi tempi o degli ultimi tempi, insomma. Ma in questo scherzo Chopin, mentre nel primo scherzo, per esempio, le ripetizioni ci pesano, insomma, siamo consci, ancora, perché deve, perché così la forma. Qui sembra tutto naturalissime. Mi fa un po' pensare alla differenza, almeno per me, qui magari mi impiccate alla fine, come quando dicevo quella volta che in Italia non c'è il senso della natura, non ci poteva essere romanticismo perché voi non aveste l'amore per la natura. Mentre in Mozart tutte le convinzioni di opere italiane vengono così naturali che non se ne accorge neanche che ci sono, e tutto sembra assolutamente naturale, queste stesse convinzioni per me mi rompono un po' in Donizetti, non un po', un po' tanto, ma anche in Bellini, anche in Verdi. Nel primo scherzo, quello che sono le restrizioni, le convenzioni della forma scherzo, sono pesanti. Il primo scherzo è un pezzo fantastico a modo suo, però è impossibile non ammettere che è un pezzo ripetitivo, eccetera, eccetera. Invece qui nel quarto scherzo, per me almeno, tutte le ripetizioni stanno benissimo, cioè che sembrano tutto assolutamente naturali,
come in Mosa le condizioni di opera sembrano naturali. Andiamo. Sì, anche, il materiale è originalissimo. E poi Chopin, come anche il pianismo di Chopin. Anche questa frase, bellissima, ha una sua simmetria e logica, è una frase molto classica in certo senso, con gli elementi che si rispecchiano, questa bellissima volata, nel centro è tutto, è modellato proprio perfettamente come Mozart non avrebbe potuto farlo meglio, avrebbe fatto diverso ovviamente, ma non meglio. Andiamo avanti? Sì, sì, abbiamo ancora elementi pianistici, però inseriti perfettamente nel contesto, anche non solo la forma e il contenuto, ma il pianismo e il contenuto si adattano perfettamente. E così via, non so dove sono. Ancora lì? Chi ne ha? Sì, sì, giusto. Andiamo avanti. Ah, sì, qui abbiamo un'idea che come una melodia di transizione che ci riporta dietro per ancora un ritornello del tema, come scorre naturalmente. C'è stato un passaggio. Questa linea melodica riflette esattamente, tagliata in due, cioè due volte più veloce. La misura è quindi, è, non si accorge, ma è perfettamente, e poi si porta, si porta dietro al tema con la più grande naturalezza, ma è anche molto, molto intelligente. Okay? Per la parte centrale, sono sicuro che è il prossimo. Andiamo avanti. Sì. Qui abbiamo anche Chopin molto nel modo di Mozart, lunga melodia, comincia dove c'è scritto meno mosso. E anche come contenuto emotivo, sì è un po' triste, ma è rimane in un'espressione pratica, insomma, abbastanza astratta, abbastanza generale. Andiamo avanti, sì, sarà la ritransizione, credo. Sì, questo, come, e credo, è il prossimo, purtroppo non... Sì, quindi dovrei fare il passaggio. Come Chopin fa il ritorno, è molto, molto bello, vedo dove comincio. Comincerò dove c'è scritto, o comincerò seconda riga, quarta battuta prima della fine, dove c'è il Do naturale. Meraviglioso, come proprio corre di nuovo con grande naturalezza, però molto, sì, insomma, molto, molto furbo. L'ultimo, che sarà, credo che sia alla fine, sì, non potevo resistere a questo prima della coda, in chiusura, quest'ultima.
difficile suonare così in isolamento. E poi va per la parte finale, così questo incanto pianistico dello sviluppo di questa melodia. Ok, abbiamo finito con Chopin e ora torniamo alle variazioni sul tema di Handel di Brahms. Un'opera piuttosto giovane di Brahms, scritta nel 61, quindi Brahms ha solo 28 anni, Schumann è morto. Il rapporto tra Brahms e Clara, se mai c'è stato un rapporto amoroso, sessuale, probabilmente è ormai terminato. Si crede probabilmente che termina con la morte di Schumann. Una volta morto Schumann forse si sentono in colpa, difficile dire esattamente, ma comunque, però questa composizione è dedicata a Clara. Una dedica dice esattamente un'amica benemata, non dice il prenome, ma è lei. Anche Brahms, come Schumann, si sente un po' a disagio all'inizio con le forme classiche, le grandi forme. Brahms ha già scritto 3 sonate per pianoforte, ma non è soddisfatto. E difatti, anche se sono pieno di genio, pieno di invenzione, non ha ancora risolto i problemi di come lui, il compositore, nella metà dell'Ottocento, può utilizzare e sfruttare le forme sonate. Lui troverà, è il primo compositore, forse in un certo senso quasi l'unico, a trovare veramente soluzioni personali dove lui riesce proprio a creare questa unità tra forma e contenuto. Forse ci voleva la generazione di mezzo, questo distacco, ma il fatto sta che Brahms, innanzitutto, prima della musica da camera, poi ovviamente nelle sinfonie, eccetera, riesce a trovare, anche se mai segue esattamente, neanche nella prima sinfonia, dove fa di tutto per essere proprio, difatti, quando lui scrive la prima sinfonia, la sua intenzione è di scrivere la decima di Beethoven, cioè in un certo senso. Non per caso che il tema è questo. È un riflesso, lo dice anche lui. Sa, qualcuno gli ha detto, ma il maestro, lei si è accorto che è simile a quel di Beethoven? E lui ha risposto come solo Brahms poteva rispondere, la zitirna, ogni come si traduce, aiutami, ogni passo lo vede. Questo lo vedi ogni passo. Sì. È terribile tradurre, scusi. Dunque, però, variazioni anche per lui, questo periodo della vita, hanno questa presentazione. Una forma con possibilità di astrazione, di serietà, però senza il rigore ordinato delle forme schematiche e sonate. Lui prende a posto, e questo ce lo dice, anche un tema, questo è un tema di Handel, di una suite, della prima suite in mi bemolle, il terzo movimento. Brahms, badate bene, non ha un grande interesse per Handel. Cioè non è che lui voglia fare, non è come Schumann con le variazioni sulla settima di Beethoven, dove veramente c'è il desiderio di fare un omaggio. Non vuol fare l'omaggio. Prendi un tema innanzitutto perché è un tema molto semplice, proprio come un po' una pagina bianca, che ha giusto un certo numero di elementi di base su cui lui può costruire questa grande composizione. E poi lui aggiunge, dice che la melodia non interessa minimamente, è solo la struttura armonica. Lui dice che quando cerco di seguire la melodia e trovare nuove soluzioni, mi trovo senza idee. Tutte le mie idee, anche quelle melodiche, vengono dalla struttura armonica, che è anche molto significativa. E difatti il tema in sé è terribilmente semplice. Ritornelli, ma così. È completamente diatonico, cioè è tutto in una
armonicamente e melodicamente è molto, molto, molto ristretto, cioè fa pochissimo, praticamente va da... fa un certo movimento dal tonico al dominante e poi al tonico, fa un passo importante al suo dominante e praticamente lui ritiene per tutte le variazioni solo questo percorso. Anche ad un certo punto, come arriva al dominante, non ha neanche più di importanza. Però in questa distanza di quattro battute fa il ponte tra tonico e dominante. Vedremo, non so esattamente, purtroppo non abbiamo l'elenco, quindi devo seguire quello che c'è. Nel suo corso trova milioni milioni, 25 soluzioni diverse, ma e qualche volta è molto lontano dal suo originale, però si segue il processo. Quindi, a differenza di Schumann, qui si vede, si sente sempre che sono variazioni. Sono variazioni con l'astrazione di ristrutturare questo tema molto semplice, molto senza grandi caratteristiche. È un po' come il romanzo di Musil, The Man on Eigenschaften, questo è un po' il tema, senza qualità. È un po' che riflette, ovviamente, credo, variazioni che Brahms voleva qui imitare un po', evocare, le variazioni di Abelli, di Beethoven. Che se Beethoven prende una melodia veramente stupida, molto più stupida di questo, e ne crea questo monumento dell'ingenuità e della invenzione, della, non di ingenuità, questo in inglese, di invenzione, di genio, eccetera, eccetera. E anche qui Brahms, il modo suo. Andiamo avanti. Sì, già per vedere già la seconda variazione, siamo molto lontano. Però il movimento da a è esattamente identico. Si sente quel poco che ci vuole per riconoscere. Un elemento poi di queste variazioni non hanno una linea narrativa. Però lui cerca almeno di mettere in gruppi che si appartengono, che due o tre o qualche volta forse anche quattro di fila si seguono in modo logico. Quindi anche se non c'è una logica molto chiara da numero 0 al tema, al numero 25 e poi alla fuga, c'è comunque abbastanza movimento che, sì, a volte uno magari potrebbe dire, qualche volta ci sono due o tre che potrebbero stare in altri posti, ma spesso crea questa linea. Vorrei anche far vedere nel variazione numero 3 un elemento che è molto caratteristico di Brahms. È un elemento dove Brahms è, come diceva Schoenberg, il classico moderno. Sa che Schoenberg ha scritto un saggio su Brahms molto tardi, negli anni 30. Brahms nel Novecento per molto tempo non godeva di una buona reputazione. Aveva una reputazione perché lui aveva così forte questo riflesso del classicismo, lo considerando come un reazionario. E Schoenberg, che tutto sommato era considerato come un po' il ne plus ultra dell'avanguardia, lo difendeva in questo saggio, dicendo che nonostante certi elementi conservatori, Brahms è un rivoluzionario. E uno degli elementi dove Brahms è un rivoluzionario è nell'uso del ritmo come elemento di sviluppo, cioè di dove mettere enfasi, di dove mettere tra levare e battere, cose che Beethoven fa molto poco, che sono molto più elementi strutturali del Novecento che non dell'Ottocento o del Settecento. E già qui, questa variazione numero 3, dov'è il battere? Potrebbe essere... Infatti spesso si suona così proprio, o potrebbe essere tira, 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 è un po' tra i due, insomma c'è questo gioco. Questo tipo di gioco ritmico è un elemento molto moderno, non reazionario. Andiamo avanti. Sì, essendo variazione su un tema barocco, Brahms vuole utilizzare certe forme collegati con l'epoca barocca. E uno di questi è anche quello forse più rigoroso, il canone, cioè quello
di imitazione diretta, che una voce segue esattamente in nota per nota l'altra. E qui in variazione numero 6 abbiamo... Qui abbiamo, dopo la doppia strice, abbiamo un canone alla rovescia. Sì. Canone alla rovescia, canone nello specchio, si potrebbe dire. Se la mano sinistra è identica alla mano destra, solo alla rovescia. Sì. E andiamo avanti. Sì, ragazzi, numero 9 è un ottimo esempio di come cambia completamente la struttura armonica, però il movimento rimane lo stesso, fra dominante. Qui dovrebbe essere... La melodia va su un terzo. Anche lui va su un terzo, però lo fa non come melodia, ma come armonia. Va proprio su un terzo, qui. Qui. La risolve in dominante. Quindi fa. Mentre il tema fa. Però si arriva lo stesso. Okay. Avanti. Posso fare il prossimo? Ah, si continua. Perché anche qui fa ancora più, se continua questa variazione in capo pagine. E questo. Non si sta a passo. Perché può fare anche è lo stesso alla fine. Quindi è un po' inserire armonie straniere con la funzione di seguire quello che ha fatto la prima volta. Anche questo è abbastanza moderno, anche in un senso un po' sfortunato, perché non necessariamente fortunato, ma vedremo nel neoclassicismo tipico, per esempio se facciamo. È una cadenza per eccellenza classica, possiamo fare e si sente lo stesso, la funzione oh. Diventa lo stesso, si può sostituire, perché una volta stabilito l'essenziale di base, l'orecchio sostituisce, e così fa già Brahms, nel certo senso, essendo si sente come il ruolo dominante. Andiamo avanti. In questo abbiamo obbligatoriamente per Brahms la variazione ungherese. Brahms adora la musica ungherese. Si dice perché Brahms da ragazzo lavorava in bordelli ad Amburgo, dove c'era musica ungherese come fondo per il divertimento dei clienti, e questo gli rimane per tutta la vita. Perché Brahms non ha niente dell'ungherese, come Brahms è di Amburgo, poi va a vivere a Vienna. Ma... Anche qui, non so se ho preso anche il prossimo. Sì, abbiamo un'altra tendenza, questo tipico, che per esempio tra queste due variazioni non ci avrebbe un grande legame tra. Ma c'è, sette, cioè questo intervallo che crea una continuità tra le due variazioni. Andiamo avanti. Ah, la parola sciolto è di Brahms. Non sapevo che conoscesse. Ok. Ah, qui cominciamo a avere una serie di variazioni dove gioca sul levare.
se vi guardate da te, ma non si elevare, il subapre. Tutto proprio subapre. O come se lui diventa. E poi dal prossimo non è più levare, è sul secondo. Sembra continuare, ha cambiato, va da levare al batre, al batre al secondo. Mi sono spiegato, non so se è chiaro. Sì, è chiaro, ok. Andiamo avanti. E poi credo che sia il prossimo. E qui anche confonde ancora di più, è molto confuso dov'è il batre. Tutto di nuovo questa serie di sincope. Poi la variazione dopo 19 abbiamo un altro elemento forse un po' obbligatorio per variazione con un tema barocco, la siciliana. E questa è l'unica variazione veramente se si può dire barocchizzante, che sembra sì, un'imitazione di stile barocco. Andiamo avanti. E anche qui abbiamo questo alla Musette non è originale. È vero, ma non l'ha scritto lui. E anche questo, le Musette erano anche abbastanza tipiche per... sapete cosa sono Musette? Tipo di cornamusa. O almeno uno strumento... Non necessariamente in questo caso ovviamente con la musa, ma piuttosto strumento folclorico un po' artificiale. Si sente un po', sembra quasi una cosa meccanica un po', sì. È anche molto, molto carino come variazione di... Però ritiene, questo ritiene molto, molti alimenti. Poi andiamo avanti, non so se siamo alla cura, ovviamente. Sì. E poi dopo un'ultima variazione molto bilante, c'è una serie di variazioni sempre più bilanti dove accumula molta energia, molto slancio, una scrittura molto bilante, finisce in questa fuga, dove lui esplora ancora i problemi ritmici che lui ha già esplorato nelle variazioni. Prende non è più variazione stretta, cioè non segue più proprio la forma, la formula 8 battuti più 8 battuti del tema, però finire un gruppo di variazioni con la fuga era anche ormai molto tradizionale. E poi per Brahms, il compositore della seconda parte dell'Ottocento, scrivere una lunga fuga è già molto audace. Beethoven scriveva fughe, il primo compositore si mostra qualche volta, ma fugate più che vere e proprie fughe, ma questo è una vera e propria fuga. La polifonia non è proprio degna di Bach, ma insomma. Sentite che è anche qui, dove battere? Quindi crea questa tensione tra battere e secondo, che è molto caratteristico di Brahms, però è un elemento proprio moderno. Dove siamo? Ah sì, anche qui abbiamo per me un momento che mi fa molto pensare a Beethoven, perché nel mezzo del sviluppare la fuga, insomma, che abbiamo poi il soggetto della fuga non alla rovescia, sì, alla rovescia, sì, alla rovescia proprio. Se comincio la terza riga, qui c'è il soggetto nel basso originale, e qui,
bello, insomma, è come se, un po', mi fa pensare a Beethoven, per esempio anche nella Waldstein, dove nello sviluppo trova possibilità di benessere, di espressione completamente inaspettabili del tema. Ok, andiamo avanti. Probabilmente sarà per gli effetti. Sì. Dove comincio? Magari la terza riga. Questo sembra come un organo, ci sono effetti proprio da organo, anche questo. Credo che sia il primo caso, almeno che mi viene in mente, di un compositore che utilizza il pianoforte appositamente, apposta per creare effetti che ricamano l'organo. Strumento barocco per eccellenza anche. Come farà 50 anni dopo Busoni, tantissime volte nelle sue tantissime trascrizioni, Busoni, che lui crea questi effetti proprio. E poi andiamo all'ultimo esempio, che è la fine, che anche qui la fine del là dove c'è scritto fortissimo, sì, fortissimo, pesante, che non è di Brahms neanche, a proposito. Crea questi effetti enormi di come organo ancora, ma ancora più amplificati, che va verso la fine. Ok, bene. Così abbiamo quattro esempi di riflessi classici tra compositori romantici. Non so che ore sono, ma certamente più presto di Alfieri. Ah! Perfetto! Così significa che posso aspettare qualche domanda, spero. Sì, sì. Magari, come si fa? Si farà col microfono come le altre volte? Sì. Io se nessuno si apre la mano mi sento veramente insultato. No, no, io me ne vado a casa e troverete un altro a dare queste conferenze, ma... Io ho subito una curiosità. Ok, benissimo. Allora, a parte il quartetto di Mendelssohn, io lo amo moltissimo, mi sembra che veramente finalmente lui lì si leva lì due, qualsiasi idea conservatrice di seguire qualcuno, ma si esprime insomma in un modo molto suo, molto libero. Ma c'è comunque un rapporto molto stretto, io ho letto, tra Mendelssohn, cioè proprio di stima e di un tentativo anche di lanciare, di fare conoscere un Mahler che era assolutamente incompreso, e Mendelssohn, almeno io ho letto così, è proprio veramente uno dei pochissimi che lo stima e cerca anche concretamente di aiutarlo. Questo non è... Quale Mahler? Mahler. Gustav Mahler? Almeno se muore nel 47, Mahler nasce nel 60. Quindi se Mendelssohn ha cercato di aiutare Mahler, ha fatto in modo... mistico e non metto una stranezza infatti di questo genere, che proprio stranezza davvero, si legge di tutto, non so come. Va bene, quindi finto. No, okay. però forse Mahler magari avrà fatto qualche, torniamo indietro, Mendelssohn ha sofferto moltissimo come reputazione, che tutto sommato fino ad oggi, io credo a proposito che normalmente le celebrazioni legate ai centenari eccetera di compositori sono in gran parte tempo sprecato, però in certi casi vale veramente la pena, e io credo o vorrei almeno augurare che 2009, cioè i 200 anni della nascita di Mendelssohn, sia valso qualcosa, perché Mendelssohn secondo me, che hanno suonato tante cose di Mendelssohn per tutte le grandi città dell'Europa e dell'America, è un compositore molto sottovalutato, è ancora sottovalutato proprio perché la storia l'ha un po'
trapassato, perché in America c'è stata una tavola rotonda su Mendelssohn, dove discutevano perché Mendelssohn così era sceso un po' nella qualificazione, nella quotazione internazionale di compositori, che non veniva più considerato come compositore interessante, dove in particolare, che spesso consideriamo Mendelssohn come un compositore solo minore, infantile, che non è mai cresciuto, che ha scritto le sue cose migliori prima dei 20 anni, che forse è anche vero. E difatti hanno attaccato molto, hanno biasimato, diciamo, Wagner, in particolare l'articolo che Wagner pubblicò nel 1850, Gli ebrei nella musica, che è un saggio che poi divenne abbastanza notorio e malfamato, giustamente anche per quello che seguiva. E lui parla in questo articolo di Mendelssohn. L'articolo non è su Mendelssohn, è su Meyerbeer, è un attacco contro Meyerbeer in gran parte, è contro Grand Opera a Parigi in genere. Però Wagner fa un commento generale su Mendelssohn, che un po', secondo me, non è stato interpretato bene, o meglio, non è stato letto bene, non è stato letto con accuratezza, e che dice praticamente così, che Mendelssohn ci dimostra che anche un ebreo che con un'intelligenza infinita, con una raffinatezza straordinaria, con una coscienza perfetta della musica, con una tecnica superlativa, con una sensibilità profondissima, con un genio personale, con una disciplina, eccetera, eccetera, comunque non riesce a commuoverci a livello più fondamentale. E questo ovviamente è un attacco antisemita, perché lo dice perché lui è ebreo, e siccome la musica di tutte le arti è quello che più esprime proprio l'ethos di un popolo, di una cultura, gli ebrei, essendo un popolo estraneo, non possono, nonostante tutta l'intelligenza, la raffinatezza, eccetera, eccetera, il talento, non potranno mai veramente poter esprimere questa cultura. Wagner ovviamente si sbaglia, questo è chiaro. Però, secondo me l'errore lì è più, forse è vero che Mendelssohn, nonostante tutti questi talenti, non riesce del tutto, non sono sicuro, ma Mendelssohn certamente, anche se è un compositore molto sottovalutato, è un grande compositore, non è un compositore che mai, forse veramente ha scritto le cose migliori, più convincenti, tipo l'orchestra, la Sogno della notte di mezz'estate, eccetera, molte delle sue cose migliori le ho scritte a 16-17 anni, insomma, che non abbiamo mai questo sviluppo a qualcosa di un'incoronazione del genio, un fioritura completa del genio, non abbiamo mai in Mendelssohn. E forse è perché lui si sentiva estraneo dalla cultura, però Wagner non ha capito che semplicemente perché è vero, perché gli ebrei erano appena usciti dai ghetti, insomma, che è stato Napoleone che abolì i ghetti, l'emancipazione degli ebrei fu con Napoleone, quindi Mendelssohn è la prima generazione. E forse è vero che ci voleva più tempo che una generazione per veramente approfondire completamente il linguaggio culturale di un popolo, e che nonostante tutti i talenti, tutte le sue possibilità, non è mai proprio arrivato a questo punto. Forse è vero, però Wagner così, le sue conclusioni sono comunque sbagliate, sbagliatissime, perché non è nella natura dell'ebreo, ma semplicemente il fatto che era appena arrivato in società, solo una generazione. Il fatto sta che Mahler, il compositore, ha cercato di, risuscitare un po' Mendelssohn. Però Mahler doveva andare molto piano, perché siccome lui stesso, anche come Mendelssohn era convertito, è stato sempre attaccato come ebreo, lui non poteva pubblicamente difendere troppo un altro compositore ebreo, nella luce dell'antisemitismo che ormai era quasi universale in Europa. Ma forse sapete quale Mahler, io non ho letto qualcosa di certamente, quale Mahler?
Person ha finanziato lui. Sì, lui, perché era una famiglia molto ricca, probabilmente sì, sbagliato. Sì, sì, anche, anche. Volevo dire che durante la seconda guerra mondiale Mendelssohn, appunto per i suoi trasporti nonostante la conversione, è stato molto bandito dai programmi concertistici proprio per questa cultura retriva del nazifascismo. Sì. È stato veramente discriminato. Assolutamente, però questo devo salutarsi, sotto i nazisti era addirittura vietato, anche se mi sono sempre chiesto se anche la marcia nuziale, perché ormai è talmente universale se riuscissero proprio a eliminare anche quella. Però però si passò. Però il fatto rimane che non è solo sotto il fascismo, sotto il nazismo, che Mendelssohn è più o meno bandito. Mendelssohn già nella seconda parte dell'Ottocento non aveva più una buona reputazione. Veniva considerato come uno che non ha mai provato la maturità, che è rimasto infantile, che è importante per quello che lui poi ha ispirato, certo come un po' un ponte tra i classici e i romantici, ma non è un'operazione né di Wagner né certamente dei nazisti, è un po' la storia. Ma io auguro, spero che ora finalmente abbia la valutazione giusta che merita. Mi sembra comunque, non solo nel caso specifico di Mendelssohn, ma che l'attribuzione di una incapacità ad esprimere un carattere nazionale, perché come accennava prima, gli ebrei erano vissuti nei ghetti, sia l'opposto di quello che è stato in realtà, perché gli ebrei sono sempre stati portatori, casomai, di una cultura cosmopolita, proprio per il fatto che hanno viaggiato molto, si sono integrati in culture diverse, e questo dovrebbe essere tanto più vero per le famiglie più ricche. Sì, ma le famiglie ricche ebrei, non c'erano famiglie ricche ebrei prima dell'emancipazione napoleonica. Credo che, o non a livello internazionale, magari a livello molto locale, cioè, e poi in Germania, e Wagner poi prendeva, se lui aveva a Parigi, bisogna avere un po' anche il retrofondo della storia, che Wagner va a Parigi con la speranza di avere il grande successo. E lui ammirava moltissimo Meyerbeer e aveva scritto quest'opera Rienzi, che è praticamente un'imitazione dello stile meyerbeeriano e del mondo che era a Parigi. E poi a Parigi dominato da compositori non francesi, da Meyerbeer e Halévy, tutti e due ebrei tedeschi, Spontini, un italiano, Cherubini, un altro italiano. E quindi Wagner comincia a pensare che, perché lui trova, credo giustamente, che il mondo però è un'arte sterile, un'arte tutto di composizione esterna, senza cuore, senza, insomma, che non ha assolutamente assorbito l'interesse, le lezioni del classicismo di Beethoven, di Mozart, di Haydn. E quindi lui, le sue conclusioni verso il nazionalismo, anche in quel momento, bisogna anche vederle un po' in una luce liberalismo, cioè il liberalismo della prima parte dell'Ottocento. Non dimentichiamo che per la prima parte dell'Ottocento il nazionalismo era un movimento di sinistra, non di destra, perché contro le vecchie monarchie, imperi, cioè come i Verdi. In questo senso, quindi prova che proprio la musica, proprio l'arte del mondo più a Parigi era una cosa così pulita, però nel senso cattivo, perché non aveva era artificioso, era una cosa del tutto di facciate, senza cuore, senza contenuto all'interno. Qualcun altro? Mm-hmm.
sul classicismo, perché personaggi come Hummel non sono mai nominati? Perché era... io volevo mettere Hummel nei programmi, non ci sono riuscito semplicemente perché ho avuto una lunga battaglia con il Contrera, perché voleva assolutamente che mettessi Hoffman al suo posto. Avevamo spazio per un'altra persona, io anche volevo mettere originalmente Dussek e tanti altri, insomma, che sono di questa parte, tutti i compositori minori, diciamo, del periodo classico, e non ci sono riuscito. Ma Hummel certamente, che era un po' studente di Mozart e attivo per molto tempo, è un compositore, cioè non è un grande compositore a mettere insieme, però è certamente un compositore importante, era famoso a suo tempo e fa parte sotto molti riguardi dell'era classica. Molto di cui quello che avrò da dire su Clementi potrebbe valere anche su Hummel, anche se in modo un po' diverso, che parlerò di Clementi per il quarto programma. Anche Clementi, un compositore dell'epoca classica, che rimane un po' fuori, perché in parte semplicemente che Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert sono nomi talmente grandi, talmente alti, che gli altri diventano un po' superati. Però ci sono anche altri motivi, perché anche se sono dei compositori classici, non entro del tutto nello spirito per certe caratteristiche che non sono necessariamente negative, ma sono solo un po' fuori. E questo mi riservo un po' per... Volevo sapere se quella di Hummel è una creatività un po' troppo normale, poco originale. Anche questo. Hummel certamente non è originale. Nella scrittura pianistica forse, ma solo lì. È molto, sì, che si vede che lui prende le forme che ha, i modelli Mozart innanzitutto, e segue senza, è difficile, sì, si può riconoscere, ma senza, non ha una grande personalità, individualità. E per quella cosa, più di tutt'altra cosa, la storia è spietata. Cioè, credo che il peccato peggiore per la storia, per un artista, è proprio quello. La mancanza di pare che a suo tempo fosse invece un ottimo pianista, come grandi, anche Clementi erano grandi, e no, aveva una grande reputazione, come per esempio un altro Salieri aveva una grandissima reputazione, sì. E Salieri fu il maestro di Beethoven, di Schubert e di Liszt, che non è poco, anche se tutti e tre lo detestavano, ma questo e non sono loro. Ancora o abbiamo finito? Veramente quest'anno voi siete poco loquaci, speriamo di svegliarvi dopo. Ah sì? Quindi Coppa Maria. Quindi Coppa Maria, va bene. No. Questo è un seminario che uno capisce, se ha capito, solo che gli tornano certe cose nell'ascolto, sì. Secondo me. Quindi sarebbe più corretto parlare domani sera. Fare i commenti dopo il concerto, questo va benissimo. Particolarmente in questo seminario, sì. Perché uno può, diciamo, capire certi meccanismi, ma poi ha voglia di sentire. Bene, perfetto. A domani, quindi, grazie.